A questo punto non ci resta in realtà che andare a creare i nostri materiali nella scena. Allora, vediamo intanto in questo caso come viene. Questa sarebbe la scena vista in rendering. Premendo 0 ci fa vedere quello che vede la telecamera. Quindi la seleziono, poi premo G e grabbandola me la sposto in un punto che ritengo migliore. Poi faccio Shift F. Mi viene questa modalità mirino che mi permette di ruotarla a piacere, quindi in questo caso me la metto un po' centrale. Potrei metterla più alta in realtà, quindi faccio GZ per portarmela unicamente in altezza e poi la ruoto sull'asse Y, che è quello trasversale al piano, e me la aggiusto in questa maniera, così dovrebbe essere perfetta appunto. Andiamo con selezionare il piano, gli diamo subito un nuovo materiale, probabilmente un bel, non so, un rosso o un arancio, un color legno, diciamo, verosimile. Magari, ecco. È un po' cachetta così, diciamo, non mi piace. Oh, ecco, questo è una buona tinta di legno. Non mi dispiace. Poi prendiamo la nostra vasca, diamogli un colore non troppo forte, ma magari più un color panna, mi piace molto il panna come tinta di colore. Vediamo se riusciamo, ecco, così sembra un po' più beige, però va bene, non è male, un po' più chiaro, perfetto. Ovviamente qui potete decidere se mantenere elementi molto semplici dei materiali oppure andare su qualcosa di un po' più complesso. In questo caso, se vogliamo fare qualcosa di più complesso, andiamo nella modalità compositing, che ci permette di usare i materiali, appunto i nodi. In questo modo possiamo abbinare più facilmente, si può fare tranquillamente anche da qui, però diventa un po' più macchinoso e qui ci aiuta molto. Quindi in questo caso magari prendiamo il rubinetto, anche qui gli diamo una sua qualità e con Shift A, che continuate a vedere qui, purtroppo non rimane nella viewport, andiamo ad aggiungere un mix shader e un glossy shader, quindi abbiamo un effetto base e un effetto lucido. Questi saranno il fondamento, come vedete già ha preso un po' la colorazione tipica dell'acciaio. A questo punto mettiamo un nodo layer weight. Layer weight lo mettiamo qua. Ci duplichiamo, ci allarghiamo un attimo. Questo lo duplichiamo, mettiamo qua. E ci creiamo un secondo glossy shader. Adesso che abbiamo anche il secondo glossy shader, che praticamente ci permette di avere tendenzialmente avremo un primo glossy shader che ci fa la lucentezza tipica della base e poi un secondo che ci darà un effetto un po' più particolare sui bordi. Ah, tra l'altro qui sarebbe il caso di mettere l'autosmooth, perché come vedete qua proprio sul bordo fa questo effetto strano dovuto appunto all'estrusione che avevo fatto in precedenza. Quindi mettiamo magari un nodo Fresnel. A questo punto, se io metto magari una ruvidità maggiore, come vedete rimane il primo glossy in maniera un po' più evidente, il secondo che va a sfumarsi parecchio, quindi cercherò in realtà di ammorbidirlo un po', così avremo un effetto, diciamo, di base abbastanza color antracite, con un riflesso un po' più omogeneo e dei dettagli leggermente di riflessione un po' più marcati. E a questo punto lo andiamo a fare anche con il nostro fluido, che adesso vediamo un po' qual è, perché mi sa. Allora, se io qui cambio colore, ok, no, quella era la bacinella dell'acqua. Quindi torniamo indietro con Ctrl Z,
Ogni CTRL Z che fate vi torna indietro di un passaggio, quindi tenetelo a mente di non farne troppi, anche perché di default il sistema ricorda gli ultimi 12 passaggi, potete aumentarli o diminuirli, però appunto poi più di tanto non torna indietro. E relativamente all'acqua, qui il discorso si fa un po' più complicato perché intanto ci vuole un sistema di col sistema Glass in realtà fate prima perché già contempla glossy, transparent e altre cose. Quindi vediamo un attimo. Questo mi sa che non ci serve. Qui abbiamo già un effetto acqua abbastanza. Un effetto vetro, oserei dire. Quindi l'acqua tende ad essere leggermente più trasparente. Io lo diminuirei a 1050, magari a 1150. Tenderei a dargli un colore leggermente più azzurrino, magari. Chiaramente riprende in parte il colore dell'ambiente. E va unito a un sistema transparency. Perché, come vedete, ci sono zone di ombra, letteralmente. E queste zone di ombra non vanno bene in realtà. Quindi per levarle mettiamo questo con l'aggiunta di un nodo Lightpath che ci permetterà di andare a far sì che il transparent non influisca su tutto l'acqua, perché come vedete sennò si perdono parecchi dettagli, ma semplicemente su le parti in ombra. Che in questo caso forse dovevo invertire. Diciamo. Ecco, in questo caso, come vedete, ha diminuito notevolmente le zone, quelle che erano tipicamente nere, anche se in parte rimangono. Vediamo se con Raydep la situazione migliora leggermente, però dopo si perdono appunto ancora parti di questo dettaglio. Quindi magari possiamo questo qui aggiungerlo in un secondo nodo. In questo modo ci permetterebbe, magari qui ci lasciamo un glossy, o se no fare al contrario, perché questo ovviamente influisce sulla base dell'acqua, mentre questo ci darà una leggera brillantezza, come ci si aspetterebbe, però chiaramente non deve essere troppo alto, insomma deve essere una cosa proprio superficiale. Che dà il senso di acqua, ma non evita che rimanga la trasparenza, ecco, col con ciò che c'è sotto in realtà. Adesso noi abbiamo questo esempio, mettiamo a 0,150, che è almeno una cifra un po' più particolare, e a questo punto abbiamo praticamente il nostro material. Ah, ovviamente l'ambiente del mondo è questo grigio base che lo troviamo qua. Quindi tendenzialmente possiamo decidere di renderlo magari di una colorazione un po' diversa. Potremmo mettere addirittura un nodo con la versione Sky Texture, che come vedete crea il tipico effetto, diciamo, da mondo, e questo ci aiuta perché dà un senso un po' quasi all'aperto. Possiamo addirittura inclinarlo per dare il senso di tramonto eventualmente. Come vedete, questo è come se fosse il sole che tramonta, quindi ci abbiamo vari effetti. Questo direi che non è male in realtà, ci piace. Quindi per il momento ritorniamo in modalità solida così non ci pesa nel programma, e anche qui lo togliamo che non ci serve per il momento, e andiamo a settare i valori di rendering, che metterò a 100%. Per comodità il video lo renderizzo a 1280 per 720p, che sarebbe praticamente HD Ready, e comunque non è male. Le cartelle in cui metterlo, chiaramente quelle dipenderanno dove volete fare l'output, potrete scegliere se fare in una cartella specifica o se lasciarlo in temp, che quindi lo troverete all'interno dell'hard disk /C, e all'interno troverete quella cartella temporanea. Per la codifica video io consiglio il file MPEG con forma MPEG 4, il codec video H264. Questo vi permetterà tendenzialmente di farlo riconoscere a gran parte dei programmi, compreso forse anche YouTube o programmi appunto di montaggi simili, anche se comunque Blender ce l'ha un suo sistema di montaggio. Quindi mettiamo 19.000 di
kilobit per secondo come bitrate, minimo lo mettiamo a 16, anche 17.000, e il massimo lo lasciamo appunto a 19.000. Magari mettiamo 18.000 e mezzo come bitrate medio, in un'oscillazione che va minimo 17.000 e massimo a 19.000. L'audio in questo caso non c'è, potrete decidere eventualmente se mettere un sottofondo di acqua, scroscio d'acqua. E il gop size sarebbe il numero di keyframe che vengono presi come riferimento, che io direi ogni due frame lui cambia riferimenti, quindi la qualità diventa molto buona. Relativamente agli altri parametri, scusate, l'orologio. Ok, mega cartone dell'orologio che ha suonato. E quindi, come dicevo, abbiamo questi nuovi parametri relativi invece al sampling e alla qualità della luce. Questi sono molto importanti affinché la qualità, specie con elementi come appunto robe trasparenti o superfici riflettenti che creano appunto parecchio rumore, questi parametri sono fondamentali. Il primo riguarda i samples, che ovviamente sono quelli che denotano la qualità. Io direi che per un test facciamo 300. Qui mettiamo fully global illumination, quindi con tutte le casistiche del caso, quindi i migliori parametri, diciamo, per rendere bene e realistica la scena. Il filter glossy, questo ci permette di rendere più pulito l'effetto di riflesso glossy, quindi lo mettiamo a 0,2 magari, che è un valore un po' basso, però ci evita i difetti più grossolani e brutti. Qui abbiamo invece Clamp Direct e Indirect, che questo è molto importante perché ci permette di ridurre il rumore, è come se fosse una sorta di effetto sfumatura che ci permette di mischiare un po' il rumore con i pixel giusti della scena e quindi di creare un'immagine più pulita. A questo punto io direi di poterlo mettere, che ne so, a 0,6 e sia Direct che Indirect. E ricordatevi però di mettere questo valore seed a un valore a caso, diciamo. Questo ci permette, essendo un video, questo ci consente di far sì che ogni volta, ogni frame, abbia un pattern diverso di miscelazione, quindi questo rumore diventerà meno evidente, perché se il setting rimane fisso per tutti i frame, anche il rumore o il risultato comunque rimarrà statico, quindi si noterà a lungo andare una certa situazione un po' anomala. Qui intanto mi sono reso conto che, ecco, era storto rispetto all'inquadratura. Vediamo, faccio anche G sull'asse Y, me lo sposto un po' più qua, così è un po' più centrato con la scena. Perfetto, a questo punto io lancerei uno screen. Anzi, prima mi salvo il tutto perché abbiamo fatto un bel po' di robe e poi lancio un rendering per vedere come viene. Quindi quello che sarà poi il risultato finale. Potremmo eventualmente far sì che la vasca abbia uno sfondo sotto che permetta magari di rendere un po' più evidenti gli effetti di onde e robe simili. Non sarebbe una brutta idea, vediamo un po' un attimo. Qui abbiamo la nostra acqua che svolazza. Sì, forse questo bianco è un po' troppo eccessivo, quindi a questo punto direi di riprendere il nostro cubo come riferimento, tornare nel compositing e andare a dargli una texture, magari un brick. Ho un checker che è forse più adatto. Shader mix. Anzi, no, in realtà non serve perché basta metterlo qui. Forse è meglio se, andando in edit mode, ci selezioniamo unicamente i. Allora, view dall'alto. Ci selezioniamo solo le facce che ci interessano, quindi quelle che ci fanno da sfondo in realtà. Anche se non mi è chiaro bene questo tipo di selezione, così seleziono tutto però, anche i cubi. E questo potrebbe non essere proprio una mossa geniale, però vediamo un po'. Lo assegniamo a questo tipo di materiale.
ci ritorniamo con 0 alla visuale della telecamera, mettiamo texture, anzi no, material, e a questo punto se attacchiamo questo qua, pamf, ci torna tutto quanto. Quindi creeremo un nuovo materiale che sarà sempre il color pannetta di prima. Esatto. E riassegniamo questa unica selezione alla parte sopra. Però come vedete già gliel'abbiamo messa, quindi facciamo select inverse, quindi tutto quello che non era selezionato prima l'abbiamo selezionato adesso e lo affibbiamo ai nuovi poligoni. Quindi non sarà tutta la scena quella con questo effetto checker, ma solo la parte appunto interessata. Ovviamente, come vedete, è un po' grossolano, quindi magari aumentiamo la scala in modo tale che i quadratini siano più piccoli. Adesso proviamo. Adesso io lo riabbasso, il sampling lo lascio leggermente più basso, così per fare in fretta nel vedere il risultato, e vediamo se appunto questo effetto di ondine diventa più evidente. Quindi sì, direi che non è male. Poi man mano che l'acqua scorrerà appunto, specie all'inizio, questa cosa sarà parecchio più evidente, anche se al momento magari non sarà così sorprendente. Insomma, man mano che l'acqua si riappiattisce, chiaramente si noterà di meno. Tra l'altro, come vedete, appunto non ci sono compenetrazioni con il tubo, nonostante nella viewport si vedono leggermente, però appunto non dà problemi di sorta. Forse l'acqua si potrebbe fare anche un po' più azzurrina, ma così trasparente è molto acqua in realtà, perché comunque l'acqua non ha un colore così forte. Quindi direi che grosso modo va bene. Preferirei che l'acqua contrastasse un po' di più, magari. Non mi dispiacerebbe come scelta. Quindi magari questo effetto glossy. Però l'effetto glossy no, più lo shader acqua, sì, questo. Di puntare a qualcosa di leggermente più azzurrino, magari. Color acqua. Vediamo un po' se dalla preview. Sì, direi che comunque è già un tipo di colorazione un po' più celestina, ma non particolarmente alta. Qui volevo sistemare questo difettuccio che c'è, mettendo magari l'autosmooth risolto. Già a 30 gradi praticamente lui ha fatto sì che tutto si è smussato finché l'angolo non supera questo qui. Quindi come vedete si evita questo effetto alla faccia per millimetri. L'effetto, ecco, questa sorta, come vedete qui sul bordo si vede questa specie di glitch che ci praticamente applica l'effetto smooth anche a quel tipo di angolo. Quindi in questo caso a noi ci basta questo. A questo punto io direi che la qualità è buona. Rialzo il sampling a 300 e lascio a renderizzare il video, quindi in realtà adesso vedrete il risultato finale del tutorial che abbiamo realizzato. Spero che vi sia piaciuto e che sia appunto stato utile per quello che erano le vostre curiosità. Spero di aver chiarito perlomeno alcuni particolarità legate appunto al settaggio del fluido e le dinamiche di simulazione di gocce, robe simili, che comunque queste sono cose magari un po' meno scontate. Quindi con questo è tutto, spero vi sia piaciuto. Scusate se è diventato un tutorial abbastanza lungo, però tendenzialmente è comunque un lavoro che porta via tempo, quindi spero che abbiate gradito nonostante la lunghezza. Cercherò magari, spero in fase di montaggio, di riuscire a tagliare qua e là e accorciarlo un po', ma è venuto sui 40 minuti, quindi già so che è tanto. Detto questo, vi lascio ora al risultato. Lasciate dei commenti se avete delle curiosità o dei dubbi, e un mi piace, iscrivetevi al canale, tutti i convenevoli che si tendono a dire in questi casi. Quindi un saluto e alla prossima. Ciao ciao!